Oltre l'anfora del Verdicchio, le Marche si ritrovano una regione enologicamente tutta ancora da scoprire e valorizzare. Il Verdicchio è sempre il principe, è il re dei bianchi, forse quasi il re anche dei bianchi d'Italia, visto tutti i premi che riceve, però iniziative come quella del Falerio, iniziative come questa del Bianchello fanno capire che nella regione ce ne sono altri vini importanti che magari non raggiungeranno le vette del Verdicchio, ma che hanno un loro settore di mercato e hanno possibilità di una bella diffusione. L'Associazione Italiana Sommelier della Regione ha tenuto a Montecicardo, tra le colline pesaresi, un direttivo con un ospite d'eccezione, il presidente nazionale dell'AIS Antonello Maietta, che qui è stato votato da 128 elettori su 131 che lo scorso 23 giugno si sono recati alle urne per l'Election Day dell'AIS. Noi siamo molto contenti di come l'AIS Marche si stia muovendo in questo panorama enologico fantastico. La regione è cresciuta molto dal punto di vista vitivinicolo e ci piace anche un pochino pensare che una buona parte di questo incremento di visibilità, di comunicazione, di opportunità sia merito anche dei nostri colleghi che operano egregiamente sul territorio. Oggi sono tantissimi territori che vengono declinati attraverso dei vitigni estremamente rappresentativi, quindi il Bianchello, la Lacrima, quindi tantissime opportunità e tantissimi motivi di valorizzazione di un contesto sociale. Tempo di bilanci, ma soprattutto di prospettive per la sommellerie marchigiana nel prossimo quadriennio di presidenza Balducci. Noi abbiamo passato 4 anni non semplici in cui ci siamo dovuti dare un assetto, aggiustare qualche cosina. Adesso andiamo, voglio che siano 4 anni all'insegna del costruire, costruire e di diventare veramente degli ambasciatori del territorio, cosa che sarà non semplice, però è quel il mio obiettivo, quindi lavorerò per questo. AIS Marche, quasi 1400 soci distribuiti tra 8 delegazioni per aderire a un territorio con 2 anime, quella marina della costa adriatica e quella interna dell'Appennino, con 10 vallate da nord a sud che costituiscono mondi culturalmente ed enologicamente diversi tra loro. La delegazione di Ancona in questi 4 anni valorizzerà vitigni non solo come il Verdicchio, ma anche il Rosso Conero, e la Lacrima di Moro d'Alba e tanti altri vitigni che sono tipici delle Marche. La delegazione di Isi e Castelli nei prossimi 4 anni continuerà a potenziare e sviluppare la formazione AIS nella valorizzazione del Verdicchio di Castelli di Isi e della Lacrima di Moro d'Alba, che sono i 2 vini principi della produzione dell'enologia marchigiana. La delegazione di Macerata si occuperà in questi 4 anni futuri della valorizzazione e della comunicazione di quelle che sono le eccellenze della provincia. Noi abbiamo come vitigni a bacca bianca un prodotto che si chiama Ribona, abbiamo i vitigni a bacca rossa come la Vernaccia Nera, la Sera Petrona. La delegazione di Pesaro per i prossimi 4 anni ha un programma di didattica ben studiato con dei livelli che si andranno a seguire. Per quanto riguarda le degustazioni, cercheremo di valorizzare soprattutto quelli che sono i nostri prodotti del territorio, fondamentale il nostro Bianchello del Metauro e il nostro Sangiovese dei Colli Pesaresi. I prossimi nostri 4 anni della delegazione Urbino Montefeltro saranno sicuramente indirizzati alla valorizzazione dei vini, soprattutto del Montefeltro, ma comunque anche dei vini della provincia come i più noti, il Bianchello del Metauro, il Famoso ed altri vitigni. La delegazione di Fabriano, Alta Vallesina, è una delle delegazioni più piccole delle Marche ed è una delegazione dove lavorare è abbastanza difficile perché è un territorio che in questo momento sta vivendo una situazione un po' particolare. Centri che secondo me, se valorizzati in modo giusto, se uno riesce a dargli le giuste proposte, rispondono in modo molto molto valido. Un gruppo dirigente pronto alla sfida di comunicare sempre di più le ricchezze di quello che fu un bastione dell'Italia ducale prima e dello Stato pontificio poi. Naturalmente dobbiamo confermare quelle cose che già ci contraddistinguono e che richiedono molto impegno di lavoro e di attenzione, come la guida dei vini delle Marche e la rivista associativa, cercando di aumentarne sempre i contenuti dal punto di vista didattico e qualitativo. Ci adoperiamo moltissimo per quelle che sono tantissime attività e iniziative
al latere di quello che è il senso del buon gusto, di quello che è la filosofia dei piaceri della tavola, del buon vivere, tutto collegato strettamente ai territori dove viviamo. L'Italia marchigiana ha conosciuto lo sviluppo economico solido dato dalle manifatture, dalle piccole imprese. La crisi morde particolarmente queste realtà imprenditoriali, ma il sistema Marche è pronto a ripartire. L'Associazione Regionale dei Sommelier ne è e ne sarà parte integrante.